Oh, sono appena rientrata, non ho nemmeno lavato i piatti da questa mattina. Che brutto vedere la mia cucina così nel caos. Il fatto è che in questi giorni sto preparando della documentazione. Ogni volta che occorre recarsi negli uffici della pubblica amministrazione, sembra di dover affrontare un'impresa epica. Allora, io comprendo che il personale sia ridotto, comprendo perfettamente tutto, ma sembra quasi che cerchino di farti desistere. Tuttavia, io non mi arrendo facilmente, perciò continuerò a perseguire il mio obiettivo. Adesso però devo lavare per forza i piatti perché questa cucina non la posso vedere Ora così. metto il grembiulino, sebbene non abbia ancora preparato la cena, però non ce la faccio vedere quei piatti lì, tutti nel lavello. No, no, non ce la posso fare. Allora adesso li lavo. Metti i guanti. Sono un po' rigidi. Dovrebbero belli questi, gli Spontex fucsia. Sono un ottimo prodotto. Poi mi piacciono tanto di questo colore, danno anche un tocco d'allegria alla cucina. Visto che c'è da fare le faccende, almeno con un po' di colore si affrontano meglio, vero? Adesso lavo questi piatti, se ne sono accumulati, non pochi. Però così non va bene, non va bene la luce, non va bene. Fortuna che mi piace anche lavare i piatti. Questo è uno dei motivi per cui non ho mai comprato la lavastoviglie. Perché è abbastanza bello per me. I piatti è bello, no? Vediamo. Sì. Ce n'è da fare, ce n'è. Messo il grembiulino perché tutte le volte mi lavo. Allora adesso asciugo tutto per bene e poi passo ad altri lavori. Sì, sono proprio contenta. Sono proprio contenta. Perché io devo sempre vedere la mia casa a posto. Ah sì, io devo sempre vedere la mia casa a posto, perché l'ordine nell'ambiente circostante si riflette anche sulla nostra mente e quando la mia casa è tutta in ordine io mi sento meglio. Adesso rimetto a posto anche le sedie.